Alla vigilia della 71esima edizione della Viareggio Cup c'è il punto interrogativo per la riapertura o meno dello stadio dei Pini, con la procura di Lucca che ha incaricato i vigili del fuoco di effettuare un ulteriore sopralluogo, altro al posto della commissione di vigilanza che dovrà determinarne l'apertura. Il sindaco della città, Giorgio Del Ghingaro, analizza questa situazione davvero delicata. È intervenuta questa novità che abbiamo saputo nei giorni scorsi, cioè di un'indagine della procura. Confesso, io non so i particolari, quindi è chiaro che dobbiamo aspettare lo svolgimento, diciamo così, di questa indagine, capire di cosa si tratta e verificare con le autorità competenti se ci sono ancora le condizioni per poter aprire lo stadio. Venerdì mattina l'8 c'è la commissione di vigilanza. Nella commissione di vigilanza valuteremo assieme a tutti gli altri enti la possibilità o meno di come dire, dare dignità alla città di Viareggio aprendo lo stadio per una manifestazione straordinaria, importantissima, come appunto la Viareggio Cup. Presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi è comunque pronto con un'eventuale soluzione alternativa allo stadio dei Pini, ma che se non riaprisse sarebbe sicuramente una grande sconfitta per tutta la città di Viareggio. E la storia del Centro Giovani Calciatori, ma più in generale del torneo, ci ha abituato ad affrontare le cose più difficili. Stiamo lavorando, siamo in attesa di verificare quella che sarà la risposta definitiva ed eventualmente mettere in campo la soluzione B, C, D, insomma noi abbiamo più di una soluzione.